Siamo sempre qui. Questo è l'altro ingresso alle grotte. Questo ingresso è stato completamente ripulito dai volontari oggi presenti ed è accessibile. Si può scendere giù, sempre però accompagnati da guide esperte. Quindi vi invito a non venire qui da soli, ma sempre farvi accompagnare da chi è più esperto di voi. Giù ci sono gli speleologi che stanno perlustrando la grotta. Vi ricordo che questa grotta è censita nel catasto delle grotte della Regione Puglia e ogni riferimento lo potete trovare anche online. Guardate, qui ci sono come delle colonne, qui c'è la mano dell'uomo che ha creato queste strutture. Quando stava qualcuno su, guardate, qui c'è una cavità che si collega sopra. Adesso, stando attento a dove mettiamo i piedi, proseguiamo nel nostro viaggio verso le grotte di Chiancarello. Avanti c'è una squadra di bimbi molto coraggiosi. Qui, guardate, sempre più basso, dobbiamo abbassarci. Fortunatamente siamo dotati di casco, quindi non corriamo il rischio di battere la testa. Aspetta, facciamo uscire loro due. Ecco perché invito tutti quanti a non venire qui in maniera sprovveduta o senza un'adeguata attrezzatura. Chiedete sempre il supporto degli speleologi. Mai avventurarsi in questo e in altre grotte senza avere delle buone conoscenze del territorio. Alessandro, piano piano. Vieni di qua. Continua ancora la grotta. Questo è il ramo che poi va verso di là. Verso il ponte. Visto che ci sono due rami, c'è uno da un lato e l'altro dall'altro lato, giusto? Sì. Adesso se mi aspettano faccio io il mio. Sì. Qui terra fresca. Sì. Come mai? Là. Guardate, qui continua. Ci cammini quasi in piedi. Vai fino in fondo, infilati nel punto a sinistra, poi esci di destra. Ecco qua, guardate. A sinistra. Guardate. Guardate, stanno ripulendo la grotta, cercando di renderla accessibile. Non ce la fa entrare a sinistra? Questa è tutta terra che è stata rimossa. Guardate quanto è profondo. La grotta continua, qui il livello si è sicuramente alzato del terreno a causa dell'acqua o di altri fenomeni. Grazie a tutti. Invece di là c'è quella profondità che ti lascia il dubbio. Probabilmente c'è qualcosa. Continua. E c'è da scavare perché il piano è tanto così di aria, quindi non riesce ad infilarti di più. Bisogna semplicemente scavare un po' il terreno e strisciare dentro. Ma il nero che vedo qui sopra è perché ci sono stati sviluppati degli incendi o è naturale? Può anche essere naturale. E qui c'è degli strati, come se qui arriva l'acqua, esatto. E ha creato un... Esatto. I vari livelli. Nel lavoro dell'acqua che ha lavorato e ha consumato la pietra. Questa è la nostra pietra, la pietra calcarea, quindi facilmente si fa erodere. No, non ti preoccupare, ce la faccio. Ecco qua, guardate, si apre una stanza tipico delle grotte, passiamo da degli spazi stretti a delle stanze enormi.
questa grotta merita sicuramente di essere visitata, di essere valorizzata in maniera diversa, perché non ha nulla da invidiare dalle altre grotte presenti nel nostro territorio.